Salve a tutti, nuova puntata di Ask Tommaso. Eccoci qua ad un nuovo video Ask che non facevo da tanti mesi, circa 6 mesi se non sbaglio. E come avete letto dal titolo, oggi parliamo in generale di Giappone. Il tema è: il Giappone è un paese triste? Prima di partire con le domande però volevo ringraziarvi per un importantissimo traguardo, che è quello dei 3 anni su YouTube. Oggi voi vedete questo video, ma è il 1 febbraio, ma ieri sono stati 3 anni dall'apertura del mio canale YouTube, che ho aperto il 31 gennaio del 2016. Come vedete qui dietro di me c'è il video della casa, la mia casa Tokyo 3 anni dopo, ma la mia casa Tokyo è stato il primo video in assoluto che ho caricato qui su YouTube, appunto il 31 gennaio del 2016. Questa è la riedizione in cui vi faccio vedere per bene anche questa camera, che è quella dove sto registrando al momento questo video, che all'epoca del primo video caricato era praticamente un magazzino e non era effettivamente molto presentabile. Mi raccomando, come sempre, se volete lasciare delle domande nel caso eventuale che io possa fare il prossimo video Ask YouTube Space, sono quasi 2 anni che non vado a YouTube Space, scrivetemi sempre autorizzo insieme all'hashtag AskTommaso, così io so che posso mettervi. Grazie a tutti, grazie per questo importantissimo traguardo e cominciamo con le domande. Ho qui il portatile e adesso le leggo. Iniziamo. Signo Metin 2, Ask Tommaso, autorizzo. Ciao Tommaso, volevo sapere quando hai iniziato a vivere in Giappone, quanti kanji, circa penso volevi scrivere, conoscevi? E ora, ti capita mai di non essere in grado di leggere qualcosa? Grazie. Sì, mi capita molto spesso, praticamente tutti i giorni. Quando mi sono trasferito in Giappone, io pensavo di sapere un po' il giapponese, sono passati tanti anni, circa 8 anni sostanzialmente, e pensavo di sapere un po' di giapponese. In realtà mi sono reso conto che il giapponese non lo sapevo. Quanti kanji ci sapevo leggere, quindi non lo so, forse neanche 100. Quanti kanji so leggere? Francamente non lo so, perché non ho mai fatto JLPT, il Japanese Language Proficiency Test, come si dice in giapponese, Nihongo no Ryokushiken. Credo meno di 2000 sicuro, forse 1500. Il giorno che farò un test che me lo dice te lo scrivo sotto. CC Luis CC, io lo leggo così siccome me l'hai scritto dopo. Come mai in alcune parti del Giappone, scusa, metropoli come Tokyo, Osaka è simile, la vita notturna non esiste, con ristoranti e negozi che chiudono prestissimo? PS, sono proprio curioso di sentire come pronunci il mio nick. CC Luis CC. Come mai? Bella domanda, perché il Giappone è un paese strano, con opposti, cioè sono città che non dormono mai, città che in cui non c'è niente, noiose, la campagna è praticamente disabitata, non è proprio disabitata, però comunque sia tutti si concentrano nelle grandi città. Tieni presente però che molti negozi, anche nelle principali città, chiudono presto per via che la metropolitana e i treni chiudono presto. Qui a Tokyo infatti, quando esci con gli amici, ti trovi sempre molto presto, verso le 7 di sera, così almeno stai 3-4 ore insieme, e alle 11, 11 e mezzo prendi il treno. Vincenzo M chiede, autorizzo, ciao, c'è molta differenza tra le isole del Giappone per quanto riguarda lo sviluppo economico? Affitti e stipendi in Hokkaido o ad Okinawa sono simili rispetto a città come Kyoto o Sendai? Dove si vive meglio secondo te? Ti seguo sempre, si vede che metti tanta passione in cane. Grazie intanto Vincenzo, sì, c'è molta differenza. Grosso della produzione giapponese e dei soldi prodotti di tutto il Giappone sono Tokyo, Osaka e Nagoya e altre grandi città. Ora non so il dato aggiornato, però Tokyo ha lo stesso PIL, ha lo stesso GDP, quello che noi chiamiamo PIL, cioè prodotto interno lordo, è uguale a quello della Corea del Sud, cioè solo Tokyo, giusto per renderti conto. Kyoto e Sendai non sono paragoni, credo che si possano fare, comunque Kyoto è una città che anche a livello turistico è molto più sviluppata. Sicuramente Kyoto è già più cara di Sendai. Tokyo è la città più cara che c'è in Giappone. Segue Osaka e Nagoya, credo, comunque sia, più ti allontani dai grandi centri, più sono piccoli centri e meno costano gli affitti. Dove si vive meglio secondo me? Un italiano secondo me vive meglio a Osaka che a Tokyo, però a me piace molto Tokyo e poi ormai ho tutto a Tokyo. A Tommaso, autorizzo, prima volta in Giappone, cosa mi consigli? Un viaggio in Giappone rurale o nel Giappone delle grandi metropoli? Grazie per il tuo video, complimenti per il canale, non mi perdo mai un video. Grazie Sonia. Io consiglio sempre a chi viene in Giappone di fare anche mete turistiche per la prima volta che si viene, cioè è chiaro che come, che ne so, andare a Roma e non voler vedere il Colosseo, San Pietro eccetera, perché è troppo turistico. Ci sono delle cose che vanno viste, secondo me uno deve tenere un buon bilanciamento tra quello che è effettivamente mainstream e quello che è meno battuto dal turismo. Tenete presente che negli ultimi anni il poco battuto dal turismo quasi non esiste, bisogna andare veramente in posti sperduti, quindi ti consiglio di vedere Tokyo, Kyoto, quello che è, e poi se vuoi metterci qualche chicca nel mezzo, anche se è mainstream, però devo dire che Kanazawa, a me è una città
città che piace molto, che ancora non è così battuta dal turismo. Approfitto per dire che sono i viaggi per l'estate sul sito, trovate qui sulla pressione, trovate anche in descrizione. Se volete venire in Giappone con me, www.nandakai.it/viaggi in Giappone, lì trovate tutti i viaggi, anche quelli che accompagno io. Affrettatevi perché i posti stanno finendo. Cristian Cerrone, Aston Mas, autorizzo, perché il Giappone è considerato uno dei paesi con la popolazione più triste del mondo? Questo è il tema del video. Ora, io non so dove hai letto questa cosa, se è effettivamente certificato che il Giappone è la popolazione più triste del mondo, francamente non lo so. Quello che ti posso dire è che effettivamente, soprattutto nelle grandi città, la spersonalizzazione e, come dire, l'individualità rende un po' tutte le persone che hai intorno effettivamente, perlomeno all'apparenza, quello che percepiamo noi, triste. Tutto questo discorso che ora vado a fare è un discorso che faccio con gli occhi di uno straniero che vive da tanti anni in Giappone, e uno straniero soprattutto italiano. Sapete, noi italiani, anche dal punto di vista della manifestazione del sentimento, di quello che abbiamo dentro, siamo molto più diretti, passionali rispetto a altre popolazioni. Il Giappone è esattamente l'opposto nostro. L'ho detto anche in altri video, c'è la contrapposizione forte tra Honne e Tatemae. Honne è quello che effettivamente hai dentro, il Tatemae è quello che devi far vedere alle persone davanti a te, e il Tatemae è sempre più importante dell'Honne. Quando tu vivi in una città come Tokyo o come qualsiasi altro centro urbano, però Osaka è molto più simile a noi, sono più diretti le persone di Osaka, metti in conto, tra i contro, di vivere in una società estremamente diversa dalla nostra italiana dal punto di vista emozionale. Qui si corre, tutti sono concentrati sul lavoro, sono poche ferie, quindi tu devi sempre lavorare perché sei un pezzo di questa macchina perfetta che deve andare avanti. È tutto pulito, è tutto perfetto, treni in orario, eccetera. Il contro di tutto questo controllo ossessivo della società si ha appunto nelle persone. Io parlo di Tokyo perché è la realtà che conosco meglio, vivendola da tantissimi anni. Il resto del Giappone è sostanzialmente così, però Tokyo non è il Giappone e il Giappone non è Tokyo, cioè quello che è Tokyo è un mondo a parte rispetto al resto del Giappone. Essendo la capitale, però, essendo il motore economico e sociale di tutto il paese, quello che succede a Tokyo e nell'area di Tokyo, che comprende circa 40 milioni di persone, tenete presente che è quello che succede tutti i giorni a un terzo della popolazione giapponese. Tokyo è vero che non è il resto del Giappone, ma è la parte forse fondamentale, è il motore che manda avanti il Giappone, Tokyo. Quando appunto leggo queste cose qua è una cosa che effettivamente capisco, ed effettivamente c'è una tristezza che non c'è in Italia. In Italia c'è un altro tipo di tristezza, magari, che è quella della crisi economica, quella della perdita del lavoro, della disoccupazione, eccetera. Qua invece non ci sono questi problemi sociali, ma c'è il problema della relazione. I giapponesi, per esempio, non fanno figli, e dopo, siccome c'è un'altra domanda, vi spiegherò altre cose sempre legate a questo. Molti giovani sopra i 30 anni sono vergini, non hanno mai avuto una relazione, che insomma la dice lungo su questa cosa qua. È una popolazione triste? Sì e no. Se andate in giro il sabato sera vedete persone che hanno bevuto tanto, che si divertono, eccetera. Però quando prendi il treno e sei dentro il treno ti rendi conto della routine che tutte le persone devono vivere tutti i giorni: treno, lavoro, cena con i colleghi per forza perché deve andare, poi dopo ritorno in treno alle ore più probabili della notte. Ok, riprendiamo dopo l'interruzione delle poste, che hanno suonato al campanello per consegnarmi una raccomandata. Quindi il Giappone è un paese triste? Per alcuni aspetti sì, per alcuni aspetti no, come lo sono tanti altri paesi al mondo. Quindi sappiate che se verrete ad abitare qua dovrete mettere in conto questa cosa di non avere relazioni di amicizia come ce l'avete in Italia, proprio per questo aspetto qua, perché il dovere viene prima, perché Tokyo è una città enorme e vedersi anche tra amici è effettivamente molto difficile. Per esempio, io con Daniele ci sentiamo quasi tutti i giorni, ma è dal 24 di dicembre che non ci vediamo. Ora mi sa che gli mando un messaggio, perché venerdì sera Yuri va a Osaka, e quindi gli chiedo se vuole andare a mangiare insieme. Quindi quando vedete questo video forse saremo a cena insieme. Andiamo avanti. Aston Maso. Ciao Tommaso, autorizzo. Ci racconti la storia d'amore con Yuri? È mai pesata la differenza di cultura? Se sì, come? Un abbraccio. La storia d'amore con Yuri ve la racconto all'arrivo dei 100.000 iscritti. Fino a 100.000 iscritti non faccio il video. Federica Reale, sempre connessa alla nostra storia prima, autorizzo. Aston Maso, fra due culture diverse, come italiana e nipponica, in una coppia come la vostra, chi deve più affrontare il compromesso per venirsi incontro? Anche se la conoscenza di Yuri in Italia è fondamentale, credo. Beh, diciamo che, vabbè, Yuri è
una persona che comunque ha vissuto un anno e mezzo circa in Italia, appassionato d'Italia, eccetera. Chi c'ha il compromesso quando vivi in Giappone? Sicuramente siamo noi italiani che dobbiamo fare i maggiori compromessi, perché viviamo in una, come dicevo prima, perché viviamo in una società estremamente diversa dalla nostra, e quindi ci troviamo a vivere situazioni che sono studiate e calibrate per la logica giapponese, perché non sempre quello che è logico nel resto del mondo lo è anche in Giappone. Paolo Azzo, ciao Paolo, a Tommaso autorizzo. Paolo lavora da Blueberry, quindi rido perché me ne sono accorto solamente oggi che mi aveva lasciato un commento. Per chi si è iscritto al viaggio avrà sicuramente parlato per email con Paolo. Com'è il rapporto dei giapponesi verso la pirateria, videogames, musica e film, eccetera? Te lo dico qual è la mia. Sapete tutti quanti, un po' quando siamo giovani abbiamo scaricato qualcosa. Io ormai sono tanti anni da che ho un reddito che mi consente di non fare queste cose, compro solo originale, anche perché comprare originale e guardare sui principali servizi di streaming come Netflix eccetera originale dà la possibilità di altre produzioni, e soprattutto perché quando tu hai molta scelta, e lo vedo anche nell'originalità di Netflix, molto spesso non sai quello che vedere. Mi viene in mente al tempo della PlayStation 1 in cui tutti avevano milioni di giochi e non giocavano a niente. Meglio comprare poco, è sfruttato, è originale, dà la possibilità di nuove produzioni. Mentre qua invece, per esempio, i programmi peer-to-peer come Remule, che penso esista ancora, o come il Torrent, è meglio non usarli perché ti vengono a cercare a casa. La pirateria in Giappone diciamo che è estremamente marginale, ecco, diciamo. Vince Omega, autorizzo. Come mai in Giappone in alcune zone sono in molti distributori? Cosa ci guadagnano a mettere uno in 10 metri? Concorrenza. Ce ne sono uno, se non sbaglio, sono 5,6 milioni, se non sbaglio, dall'ultimo censimento, quindi sono uno ogni 22-23 persone. Ci ho fatto anche un video bere gratis, che molti di voi, non voi sicuramente, ma molte persone che l'hanno visto non l'hanno capito, perché hanno detto che è un titolo clickbait, ma se bevi 15 volte e ti regala 15 stamp, e ogni 15 stampo uno gratis a casa mia è bere gratis. Evidentemente per chi non comprende non lo è. Andiamo avanti. Davide Brighenti, a Tommaso autorizzo. Come è la scena musicale giapponese? Ciao, video sempre interessante. Per i tuoi video sempre interessanti. Grazie Davide. Com'è la scena? Si vendono un sacco di dischi ancora in Giappone, molto meno che negli anni 80, per chi sa insomma il significato del Big in Japan, lo saprete, no? Magari tanti di voi, tantissimi artisti che negli anni 70-80 trovavano fortuna perché venivano comprati in massa dai giapponesi, anche se poi non sapevano neanche chi erano. Il Big in Japan arriva da questi stessi Queen, sono diventati famosissimi dopo il tour di Chicken Heart Attack nel 1975, proprio per un tour in Giappone. C'è un'intervista famosa di Brian May in cui dice: siamo arrivati in Giappone e ci hanno accolto come i Beatles. Al ritorno dal Giappone sono diventati famosi in tutto il mondo, anche perché è uscito Bohemian Rhapsody e soprattutto United di opera. Scena musicale giapponese veramente interessante. Io mi piacciono tanti gruppi, X Japan, Ibizu, roba più pop anche tipo i Kobukuro, i Funky Monkey Babies eccetera, ne ascolto tanto. C'è una playlist su Spotify, Tommaso in Giappone, se la volete seguire seguitela. Andiamo avanti. Simone Rossi, a Tommaso, ciao, ti volevo chiedere qual è stata la cosa che ti ha fatto innamorare così tanto del Giappone da farti vivere in questo paese. Ho fatto un video, i miei primi 10 anni in Giappone, che dura 20 minuti, un video che è proprio fatto con un po' di tagli, sì, però senza scaletta, come sempre, come questo d'altronde, quindi guardalo perché qui spiego tutto. Simona Maselli, a Tommaso autorizzo, ciao Tommaso, scusa sempre, ormai lo sai, vorrei sapere che rapporto hanno i giapponesi con gli animali domestici, grazie e continua così. Che rapporto hanno? Qui a Tokyo, se vuoi prendere un cane, un canarino, un gatto, insomma qualsiasi animale domestico di qualsiasi taglia, bisogna che il palazzo ti autorizzi a tenerlo in casa. Per esempio c'è un mio amico che abita in un palazzo in cui sono tre ascensori e solamente in uno si può salire con gli animali domestici. Piccola curiosità che si riallaccia anche a quello di prima, ricollegandomi anche a un aspetto della solitudine che è, come dire, mitigata dagli animali. Sappiate che in Giappone, ora non so se è in linea con il resto del mondo in proporzione alla popolazione oppure no, però ci sono, se non sbaglio, 23 milioni di animali domestici. È una cosa che ho letto un po' di tempo fa, non l'ho rivista ora perché non ho tempo e vado a memoria, ma la cosa che mi ha colpito di questo dato qua è che sono di più di quanti bambini sotto i 16 anni ci sono. Questo è un dato estremamente importante, cioè sono circa 6 milioni in più, se non sbaglio, ripeto, vado a memoria, di animali domestici rispetto a bambini sotto i 16 anni, il che la dice lunga sulla situazione demografica di questo paese. Eddie Pepsi, tornato a questo format, se poi torna a scrivere articoli per il sito li leggerò sempre, lo so, sempre meno tempo. A Tommaso autorizzo, perché i giapponesi, soprattutto cantanti, hanno questa fissa per la Francia, soprattutto per Parigi, intanto deve esserci un Expo. Beh, l'Expo di Parigi, il Japan Expo, se non sbaglio si chiama così, è la fiera più grande che c'è in Europa legata a Giappone. Questo perché a livello di fiera i rapporti diplomatici e commerciali con la Francia, tra la Francia e il Giappone, sono cominciati prima rispetto ai nostri. E poi la Francia da sempre ha questo, come dire, alone di esclusività, lusso che
che l'Italia non ha, e lo dico anche come dire con un po' di velata ironia, non essendo proprio un grandissimo estimatore di questo paese, ecco, insomma, bellissimo per amor di Dio, però sapete come siamo noi italiani e francesi, è così. Alice nel paese della meraviglia, non delle meraviglie. A Tommaso, a Torino, ciao, volevo chiederti come hai visto il tuo ambiente in Giappone? Bella domanda, è sempre legato a quello che dicevo prima. In Giappone, non essendoci la nostra morale cattolica che lo vede come, soprattutto in caso di matrimonio, una cosa indissolubile per sempre, invece in Giappone non c'è nessun matrimonio concordatario, cioè non c'è nessuna confessione religiosa che ha l'accordo con lo Stato, quindi non ci sono gli effetti civili della cerimonia religiosa. L'ho lavorato in giurisprudenza, ogni tanto me lo ricordo, e quindi c'è solamente dal punto di vista del matrimonio il contratto, e come qualsiasi contratto, cioè certo, dolorosamente, ma senza quello stigma, anche in Italia magari sta venendo un po' meno, ma che il fatto di essere un paese profondamente cattolico ha comunque reso importante. Quindi, rispondendo alla tua domanda, ti dico che il tradimento in Giappone non è visto così, cioè è una cosa negativa, ma non una tragedia nel nucleo familiare. C'è questa concezione di tante donne giapponesi che dicono, vabbè, è tradito, però lavori, porti lo stipendio a casa, quindi va bene. Basta che tu preservi tutto quello che hai senza distruggere tutto. Questo è un aspetto estremamente materialistico di questo paese che si ricollega a quello che abbiamo detto già in varie domande. Bene, per questo Ask è tutto, grazie per aver visto questo video, soprattutto grazie per questi 3 anni insieme. Adesso sono solo, Yuri non c'è, però anche Yuri vi ringrazia per tutti i commenti che lasciate sempre, per tutti i complimenti che fate, quindi grazie. 3 anni veramente eccezionali che mi hanno anche cambiato. Per fare questo video ci ho messo molto meno di quanto ci avrei messo 3 anni fa come parlantino davanti alla telecamera, anche se comunque devo fare molti tagli perché spesso mi impunto, però anche grazie a voi, anche grazie a YouTube sono migliorato caratterialmente, so stare meglio al pubblico e soprattutto mi fa molto piacere comunicarvi e farvi vedere la mia passione per questo paese e quello che rappresenta questo paese e cercare di, come dire, tradurvelo dal punto di vista logico e farvelo capire sia a chi c'è stato sia a chi verrà e sia a chi purtroppo per tanti motivi non potrà mai venire in Giappone. Grazie per aver visto questo video, mettete mi piace, condividete, seguitemi su Instagram, Facebook e tutti i miei social, ci vediamo al prossimo video da Giappone. Che stai vedendo adesso? Questo è il video delle Hatsumode, questi sono i video culturali che io faccio perché mi piacciono ma che non hanno lo stesso successo di quelli del cibo. Non è una critica, però sappiate che personalmente preferisco fare questi. Ci vediamo al prossimo video da Giappone, ciao!